Ricambiare la solidarietà ricevuta un anno fa dopo i terribili fatti accaduti con la tempesta Vaia, dimostrando altrettanta attenzione ora alle popolazioni e ai comuni veneti danneggiati dall'acqua grande e dalle mareggiate dello scorso dicembre. È stato questo l'obiettivo con cui anche i sindaci di Calalzo, Belluno e Longarone, ossia Luca De Carlo, Jacopo Massaro e Roberto Padrin, hanno vestito i panni di camerieri assieme ad altri 29 fra sindaci e rappresentanti di varie amministrazioni del Veneto, per una cena speciale dedicata alla solidarietà tenutasi a Monastir. Il Veneto è uno solo, l'Italia è una sola, è giusto che le comunità quando sono in difficoltà trovino i propri amici solidali con loro, e in un momento come questo di assoluta condivisione che fa molto a comunità e soprattutto fa molto a cultura veneta italiana. L'anno scorso è stata abbastanza dura, insomma Vaia si è abbattuta su di noi e le problematiche poi le vedremo per una ventina d'anni. Noi cerchiamo sempre di rimboccarci le maniche e smettere di piangerci addosso, perché quello è un atteggiamento che non ci appartiene. In 31 in totale si sono adoperati fra sindaci e cariche amministrative pubbliche, insieme a 4 ragazzi dell'associazione AIPD Marca Trevigiana e altrettanti campioni del basket, che con questa cena hanno raccolto 11.655 euro, ai quali si è aggiunto poi l'ammontare delle ore lavorate gratis dai dipendenti Sogedin, promotori dell'iniziativa, e un'altra cifra importante che la proprietà ha voluto integrare per arrivare ad un ammontare complessivo di 30.000 euro devoluti in beneficenza. Dopo i saluti iniziali sono stati chiamati ad uno tutti i sindaci e assessori che con la fascia tricolore hanno intonato l'inno di Mameli assieme ai 400 presenti sulle note della tromba dei bersaglieri.